Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Lite familiare finita al pronto soccorso con un 21enne accoltellato dalla zia. Tutto si è svolto nella mattinata di ieri in città. Il giovane, colpito superficialmente da una lama di 15 cm, è stato medicato e ne avrà per 7 giorni. La donna, una 44enne, è stata denunciata dai carabinieri. Saranno le doppiette dei cacciatori a ridurre il numero di cinghiali lungo il fiume Secchia. A decidere l'abbattimento selettivo, la provincia, che da mesi monitora la presenza degli ungulati. La caccia, per ridurre i rischi a viabilità e utenti del percorso natura, si svolgerà giovedì. Grande festa in Piazza Garibaldi per salutare il 2017 e brindare all'anno nuovo. Molto apprezzato il concerto dei Borghi Bros e il lancio dei fuochi d'artificio dal campanone, che ha sostituito il tradizionale rogo della vecchia. È Andrea Garuti, il primo nato nell'ospedale di Sassuolo nel 2018. Il piccolo è venuto al mondo alle 3.30 con parto cesareo ed è il secondo in provincia. Congratulazioni ai genitori della nostra redazione. Si è chiuso con segni positivi il 2017 del settore ceramico. Ai nostri microfoni un ampio commento del presidente di Confindustria Ceramica, Vittorio Borelli. Presidente, si chiude ancora un anno col segno positivo che ha dato anche un riscontro sul territorio nazionale. Sì, il trend è positivo e lo è su tutti i mercati. Lo è sia in Europa, anche se l'Europa occidentale ha leggermente rallentato nell'ultimo semestre rispetto all'anno scorso, però ha sempre un segno positivo. Molto meglio è andato l'Europa orientale, mentre invece al di fuori dell'Europa i paesi come ad esempio quelli del Golfo, dell'aggregato del Golfo, hanno avuto ottime performance. Nelle previsioni questi paesi continueranno, accelereranno il passo e quindi questi nuovi paesi emergenti saranno quelli a cui noi dovremo guardare con maggiore attenzione. Però siccome è l'Europa dove noi veicoliamo la maggior parte del prodotto, è importante sapere anche che il trend continuerà comunque a essere positivo anche nell'Europa continentale. Dalle previsioni di Prometeia, gli Stati Uniti sono date in aumento maggiore rispetto a quest'anno. Quest'anno chiuderanno circa più 0,7%, eravamo abituati ad aumenti più importanti, però stiamo sempre parlando di segni positivi. Sappiamo che quando nei mercati raggiungi delle posizioni dominanti, dopodiché gli incrementi sono sempre più difficili da poter essere a due cifre. Nonostante questo vediamo che negli Stati Uniti il trend di crescita per il 2018 risulta essere più importante ancora rispetto a quest'anno. Investimenti a buon livello, oltre il 7,5% degli ultimi tempi, addirittura con Industria 4.0 si sfiorerà l'8 se non si supera. Il nostro è un settore che già da tanti anni investe circa il 5% e ogni anno rispetto ai propri ricavi in innovazione. Negli ultimi anni addirittura era passata al 7,5% e nel 2017, per effetto del piano Industria 4.0 del ministro Calenda, che privilegia molto l'innovazione a livello manifatturiero, probabilmente passeremo questa cifra. È una previsione, però le sensazioni sono che questo provvedimento stia veramente funzionando. Ci trasferiamo nel rinnovo dell'anti-dumping nei confronti della Cina, che per 5 anni ancora dà sicurezza al settore. Sì, è stata una notizia molto positiva. Per 5 anni avevamo già avuto i dazi anti-dumping che hanno posto le condizioni per poter operare in un mercato corretto, perché aveva impedito a questi prodotti cinesi, prodotti in chiaro dumping ambientale, sociale, commerciale, industriale, di poter invadere con prodotti sotto costo l'Europa.
e durante questo periodo queste importazioni sono diminuite di quasi l'80%, quindi averle rinnovate per altri 5 anni ci dà la garanzia di poter operare in un quadro di riferimento più corretto e più pari, dove noi ci possiamo battere con le nostre armi. Le nostre armi sono soprattutto l'innovazione, quindi questo è anche una garanzia per la buona riuscita di tutti i nostri investimenti. Tutto questo a favore anche dell'occupazione, che rimane pressoché stabile? Da uno studio di Bruxelles, la nostra associazione Saramuni a Bruxelles, avevano stimato che sarebbero stati messi a rischio circa 100.000 posti di lavoro per effetto di questa invasione di prodotti cinesi che andava a togliere lavoro alle nostre manifatture. Per fortuna questo pericolo è stato scongiurato, quindi sotto questo punto di vista il quadro occupazionale dovrebbe essere un po' più certo. Ultima cosa, a livello di prodotto c'è un avanzamento veramente importante dei grandi formati e delle grandi lastre. Sì, diciamo che in Italia siamo stati quelli che hanno accelerato di più questa tecnologia, questa innovazione. Questo ci permette anche di riuscire ad aggredire più facilmente altri settori fuori da quelli tradizionali del rivestimento di pavimenti e pareti, che rimangono comunque il cuore della nostra industria, dove un prodotto più evoluto e di grandi dimensioni può contribuire in maniera molto forte, andando a contrastare altri prodotti, quindi possiamo riuscire a conquistare altre quote di mercato in settori che non ci appartenevano e che adesso riusciamo a raggiungere più facilmente. Ed ora passiamo allo sport. Si è conclusa 1-1 la gara che il Sassuolo Calcio ha disputato all'Olimpico contro la Roma, chiudendo il girone di andata ed un mese da grande squadra. La rete di Missiroli ha consentito ai neroverdi di portare a casa un punto importante contro i giallorossi dell'ex allenatore Eusebio Di Francesco. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, arrivederci a domani. Mattioli Rottami S.p.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.p.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.p.A.